prelato assolveva quel grece da più dipendente dai soliti peccati. Cristo in croce sembrava alquanto avvilito dai vizietti di provincia. Primo fra tutti il ricorso sfrenato al pettegolezzo, imburrato, infornato e mangiato, quale prelibatezza e meschina delizia per palati volgari, larghe bocche d'amianto, fetide come acquestagnanti. Cristo in croce sembrava più infastidito dalle infamie che dai chiodi. Mori a catena anche tu, conosci quel nodo che stringe la gola, quel pianto strozzato da rabbia e amarezza, da colpe che in fondo non hai e stai ancora scontando l'ingiusta condanna nel triste girone della maldicenza. Ti chiedi se più che un dispetto il tuo nome sia stato un presagio. Maria Catena non seppe reagire al rifiuto del parroco di darle l'ostia e soffocò dolore quel mancato amen e l'umiliazione. Secondo un antico proverbio, ogni menzogna alla lunga diventa verità. Cristo in croce mostrava un sorriso indulgente e quasi incredulo. Strozzato da rabbia e amarezza, da colpe che in fondo non hai e stai ancora scontando l'ingiusta condanna nel triste girone della maldicenza. E ti chiedi se più che un dispetto il tuo nome sia stato un presagio.